forti in questo istante per tutti gli atleti. Un giro sprint, come detto, da compiere alla massima velocità. A tal proposito, visto che sono proprio i tempi a farla da padrone in questa prova di qualifica, sarà la nostra premura, grazie al supporto dei cronometristi, determinare, comunicare a tutti quanti voi un tempo indicativo per il singolo batteria, che va preso con le pinze, un tempo decisamente ufficioso, che però può darci un'indicazione di come si stanno muovendo le batterie sul percorso di gara. 38:49 risulta essere intanto il tempo indicativo per questa prima batteria. Ripeto, tempo ufficioso, perché viene registrato sulla prima prete che taglia il traguardo, ma ci indica come si è mossa la batteria rispetto ad un'altra sul percorso. Batteria 2, 90, Cognato Ginevra, 470, Vittorino Anita, 475, Minigio Giulia, 717, Meloni Michel, 252, Graziano Desire. Parte partenza anche per la batteria numero 3, sono sul percorso di Carasozzo, Corpi, Santos, Barbagallo, ogni bene, gruppo sufficientemente compatto al passaggio dello spillo della Gaetana, che annuncia a tutte le gruppe, giro completo prima di fermare il cronometro tagliando il traguardo conclusivo, cosa che avverrà tra pochi istanti, in quanto la testa della gara sta uscendo in curva in questo momento, lo vediamo proiettato sul traguardo finale e consegnare a noi un tempo di riferimento di 36:44. Partenza uguale anche per la quarta batteria, vediamo come si sta davanti a noi le 5 atleti che la compongono, che risultano essere Fazzoli, Lorenzo, Sera, Sorrani, Caccaglia. Anche in questo caso la batteria numero 4 ha fatto la propria prestazione. Ricordiamo l'importanza del tempo in questa gara, 37:85, bene, 248 panetta Francesca. Parte in modo regolare la prova anche per questa quinta batteria, 6 concorrenti iscritti, 6 atleti in via, per il Damiani, Toscano, Corrente, bloccando la curva in questo momento prima di proiettarsi sul rettilineo conclusivo per lo sprint finale. Vediamo la prossimità dell'arrivo in questo istante per un tempo indicativo di 38:22. Bene la partenza anche per queste 6 concorrenti. Sufficientemente compatti in questa fase della gara, per l'entrata in curva che potrà essere superata in questo istante da Vittorio Batteria, e poi già lo sprint finale alla gara conclusiva. Verifichiamo il loro tempo per i 35:81, 108 con Bianchi Aurora e 69 Arbigotti. Partita la prova anche per l'ultima batteria in programma, anche questa volta la partenza risulta essere a regolare da parte di questi atleti, che fanno il cammino, dello spettino a prendere la guida e a guadagnare, direi, anche un margine di preziosissimo vantaggio in questa fase della prova. Rivediamo che a prescindere dal piazzamento all'interno della propria batteria, l'importanza rilevante sul tempo impiegato dalle varie atlete a coprire questo giro sprint. Siamo alla volata conclusiva e da tempo in alto per ora di 36:05.
la partita, la finale ragazzi, 12 femmine, un giro, quinto intanto Catania Olimpia, viene primo fuori Sessuno Galli e la concorrente Catania Camilla dello Schiaggi va a prendere la gara, la pallona per il modo molto molto avvicinato. La porta con l'una, la Carvalho Skating, il fatto caro, la linea di gara 527, ma anche le altre finalmente sono venute in salata, per battaglia fino all'ultimo, siamo all'uscita in coda, lo sprint, conclusivo in testa a testa, queste due tre, per arrivo, sul traguardo, in questo istante che va.